Mi chiamo Sara Drew e lavoro come conservatrice d'arte al Center Art Studio di New York City. Questo è un ritratto di Madame Vestris. Madame Vestris, attrice e comica, Londra, Inghilterra, circa 1840. Pulitura. La prima cosa che facciamo è ispezionare il dipinto con la luce di Wood, che permette di individuare quali siano tutte le problematiche. Qui potete vedere una luce viola ed uno verdastra. Queste indicano la presenza di un vecchio tipo di vernice, spessa e pesante, sulla superficie. Se non ci fosse, si vedrebbe soltanto la luce viola. Non era possibile distinguere alcun tipo di contrasto o di luce sullo sfondo. L'ornamento e i dettagli dei suoi vestiti erano completamente oscurati. C'era qualcosa sulla sua testa e non sapevamo se si trattasse di un capello o solamente capelli. Passando il cotton fioc sulla pittura, questo può diventare nero, arancione o giallo, a seconda di quello che si sta rimuovendo. La sua pelle era bellissima, era luminosa ed aveva delle pennellate che le conferivano contrasto di colore e luce. Il primo passo da compiere per rimuovere il dipinto dal telaio consiste nel togliere tutti quanti i chiodi che sono stati apposti per il fissaggio dei bordi della tela e li conservo per riutilizzarli in seguito. Come potete vedere, sto usando un coltello per riuscire a separare integralmente la tela di rivestimento dalla struttura a cui è fissata. Ora arriva la parte più rischiosa, cioè separare il dipinto dal telaio. Bisogna prestare davvero molta attenzione, perché se a questo punto la pittura non è considerata stabile, si rischia, alla fine, di piegare il quadro e anche di causare sfaldamento o ulteriori danni. Per prima cosa, devo tagliare delle strisce di tessuto che si dovranno attaccare poi alla tela, in modo tale da riuscire a rimettere insieme, alla fine di questo processo, l'intero pezzo. Ho tagliato delle strisce di adesivo Beva, che è una tipologia di adesivo usata da restauratori. Dopo l'applicazione del nastro adesivo, appoggio il dipinto sul telaio e uso gli stessi chiodi che ho estratto in precedenza per fissarlo nuovamente alla sua base. Ho poi riempito, con dello stucco a base d'acqua, le aree danneggiate della tela. In prima battuta, esagero con la quantità di stucco, perché poi andrò a sistemare questi riempimenti, tamponandoli con del cotone umido. Inoltre, l'estensione della tela originale non giunge fino ai bordi del telaio. Quindi, devo andare ad aggiungere e riempire di stucco, per poco più di mezzo centimetro, tutti intorno al perimetro del dipinto. Una volta completato questo passaggio, posso iniziare con il processo di ritocco. Per il ritocco, userò una pittura che è specificamente progettata per il lavoro di conservazione.
Bisogna solo cercare di far corrispondere il colore a quello impiegato dall'artista. Ed inoltre, assicurarsi di non dipingere sopra la pittura originale. Eseguirò due tipi di ridipintura, o in painting. Il primo consiste nel ridipingere sopra i riempimenti. Il secondo riguarda la ridipintura dello sfondo. Questa è l'area che era stata previamente ripulita dal precedente restauratore. È molto importante applicare una tipologia di vernice protettiva che sia in grado di dissolversi con un solvente diverso rispetto a quello della vernice originale. Questo permette alla nostra vernice di essere completamente reversibile. Pertanto, potremmo tranquillamente usare quel solvente per togliere la nostra di vernice, senza andare ad intaccare quella originale. Ora, inizierò con l'applicazione. Abbiamo bisogno di una vernice completamente reversibile e non ingiallente. Prima però, devo pulire la superficie del quadro con l'aiuto di un panno. Perché, come accade su ogni cosa, possono accumularsi piccole particelle di polvere o peli. Voglio assicurarmi che quella superficie sia il più pulita possibile. Quindi, dopo la pulitura, posso iniziare a spennellare la vernice. Quando la vernice viene applicata, tutti i riempimenti e l'impainting si fondono coerentemente con lo sfondo. Ma non solo, entrambi si fondono anche con la superficie del dipinto. Tutto sembra essere finalmente completo. E il restauro è completato.